prima di tutto ringraziare Novamont e in particolare Katia Bastioli per aver promosso il convegno di questa mattina. Io sono a Roma, gli impegni mi trattengono qui, ma questo non vuole dire che avrei partecipato molto volentieri al dibattito di questa mattina. Avrei partecipato volentieri perché gran parte dei temi che trattate questa mattina sono i temi che io ho dovuto trattare in questi mesi come Ministero della Salute. Il primo problema che ho dovuto affrontare è proprio questo, cioè come conciliare lo sviluppo del Paese con la tutela dell'ambiente. Non è complicato, perché siamo di fronte a un cambiamento epocale. L'anno 2015 è un anno straordinario per questa mattina. Abbiamo avuto prima l'enciclica del Papa, ci ha mandato segnali morali ed etici sul rispetto del pianeta importantissimi, avremo fra non più di un mese e mezzo la conferenza mondiale di Parigi, la COP21, nel quale tutti i paesi sono impegnati a trovare un grande accordo globale per il rispetto dell'ambiente in tutto il pianeta. Problemi che noi affrontiamo giornalmente del mio ministero, quelli che voi trattate questa mattina. Dobbiamo avere la consapevolezza che un'epoca è finita e se ne apre una. Il Novecento nel nostro paese è stato caratterizzato per un'economia lineare, un'economia che ha consumato molte materie prime e ha prodotto molti rifiuti, ha provocato molti danni ambientali. Io non critico quell'economia, quell'economia aveva degli obiettivi diversi, doveva ricostruire il paese che usciva dalla guerra, doveva portare fuori dalla povertà decine di migliaia di persone e l'ha fatto in maniera egregia. Siamo stati la settima. Per andare verso un'altra economia, quella del XXI secolo, che è l'economia circolare. Ci dobbiamo andare come Italia, ci dobbiamo andare come Europa. Vuole dire un'economia che consuma meno materie prime e produce meno rifiuti ed è conciliabile, anzi è indispensabile, per il profitto dell'impresa, perché gli stessi imprenditori si rendono conto che le materie prime, essendo finite, incominciano a costare molto, alcune, e che i rifiuti sono diventati un tema economico e sociale ad altissimo costo. Quindi si tratta di sposare il giusto diritto dell'imprenditore ad avere il profitto, perché questo è il compito dell'impresa, con il rispetto dell'ambiente. Io credo che oggi ci siano le condizioni per farlo. Il compito del mio ministero è accompagnare questo processo, lo faremo ad esempio attraverso un atto che presenteremo nei prossimi mesi dopo aver attivato una consultazione che è già in atto con tutte le stakeholders, come si chiamano oggi, presenti sul territorio, dalle associazioni ambientaliste fino al mondo delle imprese, fino ai singoli cittadini, alla scuola, per avere un indirizzo che ci porti verso questa nuova economia. Io credo che il lavoro che sta facendo Novamont in questo settore sia un lavoro che rientra a pieno titolo nella economia circolare, sia per il tipo di produzione, quello della chimica verde, e qui stiamo sviluppando una filiera importante e produttiva all'interno del nostro paese, sia anche per percorsi formativi che Novamont sta promuovendo, compreso il dibattito di questa mattina. Quindi buon lavoro a tutti e su questi temi potete contare sulla disponibilità del mio ministero e mia persona.